Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi allenamento, siamo nella pista di Recoaro. Siamo con il buon Federico. Sì, mi mancano questi adesso. Parla. Tengo io. Anche lì il secondo. È meglio con questi. Mi tocca tenere i microfoni adesso. Se vuoi te lo attacco come a me. Fermo così. Là, a posto. Ok. Operativi. Dopo una settimana di pausa... Causa febbre, lui è malato. Ma quest'anno è una condanna. Stando con te mi ammalo. Oggi non siamo soli, lo sai che con questi microfoni puoi parlare da lontano come se fossi vicino? Sì. Non siamo da soli, per fortuna, così ti perdi un po' e mi lasci un po' tranquillo. C'è il nostro amico Matteo qua, che farà un sacco di interviste oggi e potrai seguirlo passo a passo nella sua giornata. Ma c'è anche qualcun altro. Perché vediamo la differenza di un pittore che si allena. Perché, perché lui è un pittore nella vita normale e dopo però il sabato diventa un pilota, quindi facciamo questo paragone qua. Buongiorno. Come va? Molto bene, grazie. Carico? No, oggi sono un po' stanco, però man mano che mi alleno mi carico. Ecco, pista sei già andato dentro? No, vabbè, no? Adesso... Boh. Tanta gente forte, Federico qua mi ha portato, è stato un bastardo, mi ha portato giornata, c'è De Bortoli, Pasqualini, tutta gente che va forte. E io qua in mezzo faccio schifo. Ma vabbè, ma è in mezzo ai forti che impari. Sì, ma il problema è quando mi superano. Che mi fanno proprio paura perché mi passano ai 200 all'ora e mi fanno proprio prendere paura. Ma tu guarda dove vanno, così provi... Vado forte anche io, no, sì. Provi le traiettorie. Giusto. Hanno sempre da insegnare quei piloti lì. Quello sicuro, sì. Senza nessun dubbio. Sì. Vabbè, andiamo dentro. Bene. Io vi lascio al tempo della sigla, come al solito, per iscrivervi al canale se non foste già iscritti, mettere mi piace al video e attivare la campanellina, piccole cose che però a noi fanno veramente la differenza. E dopo la sigla ci cambiamo, andiamo dentro, primo turno, andiamo a vedere com'è la pista e sì, speriamo che non ci facciano sorpassi troppo cattivi. Ancora nel posizionamento dei piedi. Però bella sorpresa la così. Bella tosta. Sto guidando bello rigido e faccio fatica a ricordarmi di come mettere i piedi. Porca troia, non lo avevo sentito arrivare. Eccoci qua dopo tre turni. Come tre? Tre per me, tre turni andati, non so per te. Come devo fare? Ah, il ciuffo solito.
Mi pare di essere Casper, sono trasparente. Come va la giornata? Soprattutto come vedi il Monkey, molto migliorato dai primi turni. Ma sempre brutto. Ci ho messo 3 turni per fare il canale qua interno sotto al discesone. Però più che altro, piantilo, perché non facevi tutto il giro della pista. Come facevi il dossetto, Dio caro, facevi il dossetto, c'è uscivi un... praticamente di pista, guardavi indietro, lasciavi passare un po' di gente e ripartivi. Esatto. Mi sembra un'ottima cosa. Così? Sì, sì, sì. Una volta, da pochi video fa, mi hai detto che io devo tirarmi via, dare la precedenza. Ma chi cazzo sei che l'hai detto? Sì. Ti ho detto, quando uno va piano deve tirarsi via e... No, non deve fermarsi, ho detto, non deve tirarsi via. Ho detto, non deve fermarsi a centro curva. Allora vado a pescarmi il video e metto la clip. Te lo spiegano anche a scuola guida, se sei in tralcio devi liberare le vie di fuga, devi liberare, lasciare via, scappa. E così devi fare. Comunque allora come ti trovi, te? Ah, io bene, la pista è bella, veramente bella. Hanno preparata bene. L'hai preparata, sì, molto bene. Adesso c'era solo un punto un po' così, però adesso forse di passarci sopra, si è schiacciato il terreno, quindi è diventata bella anche lì. Faccio 2 canali bene e uno... Così. No, il resto così. Ah, ok. Però ci sto provando, mi sto mettendo in piedi. Sì, I piedi, hai guardato i piedi? I piedi li sto tenendo. No, ma diciamo che non sei proprio la mia priorità da guardare. Ma io... Visto che oggi ci sono anche alcuni piloti che hanno un buon passo, insomma. Proprio oggi, dovevano esserci, proprio qua. Vederli che sono gatti. Secondo me ci seguono su Instagram, hanno visto le storie che veniamo qua, sono venuti qua anche loro. Ah, sì, su... Pasqualini, The Borde, io lo so che mi seguono su Instagram. Sì, sono venuti qua perché hanno visto la tua foto della settimana scorsa all'Eurospar e hanno detto... Ah, hai visto che era fottina? Vogliamo vedere se è realmente così il Monkey, perché... Bisogna fare l'intervista a Rosso. L'intervista, perché siamo in pochi. È scappato. Siamo in pochi di categoria e ne abbiamo perso anche un'altra, Dio caro. Ma si parla di... Ah beh, no, anche a regionale expert. Siete pochi in categoria. Sì, c'è proprio pochi a regionale. Nel senso, siamo partiti in 15, 13 forse. Adesso siete in 8. 5. Andiamo dentro, dai che piva. No. Allora, vado dentro con il microfono. Clip. Sì, clip, i pochi clip. Che tiro quando ti vedo. Se troviamo Rosso, facciamo un'intervistina anche a lui. Era qui che guardava da qualche parte. Andiamo dentro, continuiamo questo adattamento. Come dicevo prima, dal primo al terzo turno ho migliorato molto, soprattutto l'ultimo turno riuscivo a guidare anche molto più rilassato in moto. E questo è molto molto bene. Adesso cerchiamo di fare un'altra tratta così, bello rilassato sulla moto, fare le cose giuste e vediamo come va. Cambio di moto! Orologino. Il canale più interno. Adesso sì che ci siamo.
Eccoci, giornata finita. Con noi tutto bene. Matteo, che... Problemi. Come ha anticipato prima Federico, spiega tutto cosa è successo. No, perché Federico voleva un po' di punti in campionato. Perché prima Federico diceva già siamo pochi in categoria e adesso siamo ancora meno. Piccolo problema, capita. Facciamo uno sport che succede. Praticamente sabato avevo fatto 5 minuti di manche. È andato giù. Dove? Ad Arco. Arco. Secondo me Giacomo ad Arco. Arco, pista mondiale sono un po' in scivolato abbastanza una cagata. In realtà mi sono fermato sulla rampa di un osso di spalla. Le ossa non sono indistruttibili. No, quindi responso medico. Responso medico, teoricamente 40 giorni di tutore. Teoricamente. Danni, che danni? Ecco, non spieghi bene. No, non bisogna mai dire le cose troppo. Vabbè, clavicola. Una puttanata, in realtà la clavicola, il motocrossista, 10 all'anno, non è un problema. Anche il motociclista. Anche il motociclista. Sì, chiunque corre su due ruote la clavicola è una puttanata. Il problema... Ciclistica anche. Sì. I ciclisti, vabbè, Federico dice anche i ciclisti. Sì, è vero. Il problema è anche la scapola. E quella è lunga, mi toglie tutta la mobilità, devo aspettare che sia giusta e vedere cosa succede. Sì, sono stupito che abbia solo un tutore. Solo un tutore, senza problemi. Perché ce lo so adesso. 40 giorni di tutore e... In moto tra due mesi. Quest'estate, forse. Quest'estate va al mare. Pescare, un grande pescatore settembre. Federico. Settembre. Vabbè, ci vedremo settembre. Presto, dai. No, aspetta. Comunque domenica è successo, oggi siamo in pista. Perché sennò Federico non accelera. Filippo è scappato nel dubbio. Eccolo qua, con la... No, c'è la pasta. Questo, un altro... Non accelera se non ci sono, oltre che perdere i raggi. No, e c'è da dire un'altra cosa. Oggi eri qui come osservatore, trainer e tutto. Come hai visto il Monkey? Perché qua ho lavorato sui consigli. In realtà mi aveva dato lui l'ammazzata dei piedi, mettere a posto i piedi. Quindi oggi possiamo spuntare una freccia verde su Monkey che teneva i piedi al loro posto, messi corretti. Posto. E vabbè, prime entrate catastrofiche, però... La prima entrata era, sai, com'è che hai visto la pista l'ultima volta? 2 anni fa? No, boh, forse l'anno scorso siamo venuti. Vabbè, comunque, dalla prima all'ultima, i progressi che ci sono stati. È migliorato. Più scorrevole, più sicuro, non pensavo più alla gente attorno, era tranquillo. Andavo sui canali di Pasqualini, De Bortoli, gente forte, non la stessa velocità, però le linee erano quelle. È già qualcosa. Si arriverà. È già qualcosa. E niente, ci vediamo alla prossima. Tanto sì, alla prossima. Tanto sentiamo anche le opinioni. Federico. Esatto, sentiamo anche le opinioni di Federico qua. Ed eccoci in furgone in ritorno. Come mai siamo in furgone? Perché in moto non posso andare a... No, dai. Allenamento di mezza giornata, quindi tempi stretti. In più stasera si doveva anche uscire. Il problema è che... Sì, arriviamo a casa un po' tardino. E comunque, responso della giornata, dai, vai. Avete visto... I nuovi... Mi tiri tutta la maglietta così? Non me ne neanche accorto. Posso metterla anche come orecchino forse? Mi sento osservato con queste telecamere. Guardate i miei occhi grandi. Impressioni di giornata, allenamento, com'è andato? Come vedi il Monkey? Ma beh, Monkey lo vedo sempre. Abbiamo sistemato sti piedi, sì o no? Non lo so. Diciamo quel che è. Rosso mi ha guardato, ha detto che abbiamo sistemato il problema. Non ho guardato i tuoi piedi perché sinceramente insomma... Comunque pista bella, veramente bella, mi sono divertito un sacco, qualche bel canale eccetera, veramente oggi era top, temperatura perfetta, si stava da Dio, anche grip perfetto, tutto perfetto. Non sapete cosa può succedere nella galleria adesso che sparisco? Oh! Sono sparito di nuovo? No. Ecco, quindi giornata positiva, ci siamo divertiti. E... Vuoi dare appuntamento agli impegni al buio? Sì. Settimana prossima c'è un eventino molto particolare a cui Federico non ci sarà perché deve fare il pro e andare in moto. No, vado in un altro evento in realtà. Però di moto. Sì, posto. Io ho detto tutto, te hai detto tutto. Io come sempre vi ricordo, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, pulsante qui sotto è gratis, non costa nulla, mettete mi piace al video e attivate la campanellina. E noi ci vediamo settimana prossima appunto per un eventino particolare che sono curioso di portare sul canale. E niente, ci vediamo settimana prossima.